Oggi con la Puglia che va andiamo a conoscere più nel dettaglio la ricerca scientifica, in particolare la ricerca oncologica della Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. Ad accompagnarci è Salvatore Catapano. Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico riconosciuto dal Ministero della Salute fin dal 1991, l'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, fondato da Padre Pio, continua a registrare risultati di ricerca incoraggianti, come recentemente accaduto con la sperimentazione sulla sclerosi multipla secondaria progressiva. E sul fronte dei tumori cerebrali si registrano novità importanti anche per il glioblastoma, spesso letale a causa della riproduzione di cellule resistenti ai trattamenti. Si punta dunque a sviluppare biofarmaci in grado di attaccare soltanto il serbatoio che produce la massa nociva. E il glioblastoma fa registrare 40.000 nuovi casi ogni anno nel mondo, con una aspettativa di vita di soli 14 mesi. Il glioblastoma rappresenta la forma di tumore cerebrale più aggressiva e che ad oggi, nonostante i notevoli progressi in campo chirurgico e farmacologico, i pazienti hanno una prognosi nefasta. Noi abbiamo scoperto nei primi anni del 2000 nel laboratorio di Milano che la massa tumorale contiene un piccolo nocciolo di cellule definite cellule staminali tumorali, responsabili dell'inizio, della progressione e della recidiva del tumore. L'obiettivo non è più quello di cercare di uccidere tutte le cellule del cancro, ma di colpire solo quelle carcinogeniche che tendono a riprodursi velocemente. Quindi non è necessario, secondo il nostro paradigma di cura, colpire la massa tumorale nella sua interezza, ma è necessario eradicare questa piccola sottopopolazione di cellule che risulta immortale perché ad ogni divisione genera una cellula identica a sé e che è refrattaria alle cure farmacologiche disponibili nel campo oggi. Quindi noi, in laboratorio, siamo alla ricerca di marcatori specifici per questa piccola sottopopolazione di cellule e mettiamo a punto biofarmaci, ovvero sia farmaci non tossici, in grado di colpire queste cellule, nella maggior parte rendendole meno aggressive, facendole maturare, facendole rendere responsive ai trattamenti farmacologici. Ma quale esito ha dato la sperimentazione sui pazienti? Abbiamo appena concluso un trial di fase 1 con pazienti affetti da recidiva di glioblastoma con promettenti risultati per la successiva fase 2.